Si sa che la propria vita è simile a quella di mille altre, ma che per un caso essa ha avuto uno sbocco che le altre non potevano avere e non ebbero di fatto. Il mio non è che un episodio della lotta politica che si combatte e si continuerà a combattere, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, per chissà quanto tempo ancora. Con queste parole, Antonio Gramsci descriverà dal carcere a propri cari il senso della sua vita e della propria identità. Una vita di cui non ha mai accettato la separatezza dei piani, personale, collettivo, individuale e storico. Per Gramsci, terribilmente sensibile e con un'acuta attenzione alla dimensione psicologica, ciò significa una profonda consapevolezza che ogni uomo, anche nel suo io più profondo, vive, ama, lotta, soffre, si nutre e pensa in un determinato contesto storico e collettivo. La Sardegna. Antonio Gramsci nasce ad Ales, piccolo paese agricolo della provincia di Cagliari, il 23 gennaio del 1891. In tenera età, ad appena 4 anni, si manifestano i primi gravi sintomi di quel permanente mal di testa e di quella fragilità fisica che lo accompagneranno tutta la vita. Come tutti i figli di Sardegna del mezzogiorno di quel tempo, dovrete affrontare la prima durissima battaglia di chi proviene dal popolo, quella per la sopravvivenza nella feroce selezione della mortalità infantile. Anni dopo, parlando del carattere dei sardi, dirà: hanno scritto che se la Sardegna è un'isola, ogni sardo è un'isola nell'isola. Ricordo un articolo molto comico di uno scritto nel Giornale d'Italia che nel 1920 così cercava di spiegare le mie tendenze intellettuali e politiche. Ma forse un pochino di vero c'è. Quanto basta per dare l'accento? E veramente in queste cose dare l'accento non è poco. La salute precaria, assieme a una situazione familiare complessa, porteranno il giovane Antonio a cercare un'evasione nella natura, nelle proprie fantasie e soprattutto nei libri e nella cultura. Si comincia soprattutto a manifestare per la prima volta quella che chiamò il suo istinto di ribellione contro i ricchi e contro tutti i loro privilegi. Questo, al liceo Dettori di Cagliari, lo portò a sviluppare le sue prime idee politiche e il rapporto con la sua passione per la storia. È davvero meravigliosa la lotta che l'umanità combatte da tempo immemorabile. Lotta incessante, con cui essa tende a strappare e lacerare tutti i vincoli che la libidine di dominio di uno solo, di una classe o anche di un intero popolo tentano di imporle. E questa è un'epopea che ha avuto innumerevoli eroi ed è stata scritta dagli storici di tutto il mondo. Comincia a vivere in modo oppressivo la ristrettezza del provincialismo politico e culturale della Sardegna, carattere che, come apprenderà a breve, è purtroppo comune a tutto il contesto nazionale. Sente allora bisogno di andarsene. Torino. Nel 1911 si imbarca per il continente, meta è Torino, l'università. Prova a superare gli esami per ottenere la borsa di studio con cui si iscrive a lettere. Qui inizia 2 anni in cui vive solo per il cervello e niente per il cuore, come avrà dire. 2 anni in cui vive fortemente isolato, con continue vertigini e mal di testa, nello sforzo enorme di superare con i suoi studi quello che chiama il provincialismo italiano. Se è vero che una delle necessità più forti della cultura italiana era quella di sprovincializzarsi, anche nei centri urbani più avanzati e moderni, tanto più evidente dovrebbe apparire il processo sperimentato da un triplice o quadruplice provinciale, come certo era un giovane sardo del principio del secolo. Sono anche gli anni in cui sviluppa le sue precedenti intuizioni sul valore della cultura e dell'istruzione, elementi chiave del suo futuro edificio teorico, come scriverà in un articolo sull'Avanti il 26 dicembre del 1916. Una verità è feconda solo quando si è fatto uno sforzo per conquistarla. Essa non esiste in sé per sé, è stata una conquista dello spirito e in ogni singolo uomo bisogna che si riproduca quello stato di ansia che ha attraversato lo studioso prima di raggiungerla. Pertanto gli insegnanti, che sono maestri, danno nell'insegnamento una grande importanza alla storia della propria materia. Il ripresentare in atto agli ascoltatori la serie di sforzi, gli errori e le vittorie attraverso i quali sono passati gli uomini per raggiungere l'attuale conoscenza è molto più educativo che l'esposizione sistematica di questa stessa conoscenza. L'insegnamento svolto in quel modo diventa un atto di liberazione. È già sottintesa in questa stessa idea di cultura anche un'altra ossessione, così potremmo chiamarla, del giovane studente Gramsci.
Capire come fanno l'idea a diventare forze concrete, come il pensiero può far muovere le mani. Insomma, l'antica questione del rapporto fra la teoria e la prassi, nella materialità e nella conclusione della storia dei suoi protagonisti, tutti gli uomini e tutte le donne. Il socialismo. Questa domanda si interccia con il suo incontro con le grandi e vittoriose mobilitazioni operaie che scuotono la città di Torino nella primavera del 1913 e che fanno nascere in lui la questione della differente umanità che esiste fra lavoratori intellettuali, studenti e massa operaia, e quindi la necessità di superare questa differenza per unire le lotte. Ma in questo senso egli non è solo. La sua è la generazione di Angelo Tasca, di Palmiro Togliatti, di Amedeo Bordiga, di Umberto Terracini, di Mauro Sacimarro. Molti di questi li conosce in questi anni e con essi vivrà le più importanti esperienze politiche di allora. Saranno tutti nel futuro nucleo fondatore del Partito Comunista Italiano, ma in questi anni sono legati alla corrente rivoluzionaria del Partito Socialista Italiano, rappresentata da un leader un po' più grande di loro, Benito Mussolini. I giovani furono il pungolo perché fosse dato al partito un indirizzo piuttosto che un altro. Cosci che in loro era l'avvenire, la perfetta fusione fra il vecchio socialismo, un po' misoneista, che andava perdendo gran parte del contatto con la moltitudine proletaria, e il nuovo, pieno di energia morale, rivoluzionaria, in cui non c'era un partito e un proletariato, ma l'uno e l'altro formavano un solo fascio, scagliato con mano ferma verso una meta che in certi momenti credemmo così vicina e imminente. Si legano anche un altro esponente eretico del partito, Gaetano Salvemini, l'intellettuale pugliese che più di tutti aveva cercato di far comprendere l'importanza della questione meridionale e della questione contadina e che fece prendere consapevolezza a lui, Gramsci, giovane emigrato dal continente da una delle terre più povere del paese, quale grande merito storico avesse il socialismo in Italia. Il popolo italiano, 50 anni fa, non esisteva, era solo un'espressione retorica. Non esisteva alcuna unità sociale in Italia, esisteva un'unità geografica. Esistevano milioni di individui sparsi nel territorio italiano, ognuno facente vita a sé, ognuno abbarbicato alla sua particolare zolla, che non sapeva l'Italia, che parlava un suo particolare dialetto, che credeva tutto il suo mondo essere limitato all'orizzonte del suo campanile. Il popolo italiano si è organizzato, si è imposta una disciplina, perché nel suo cuore, nel suo cervello, un sentimento nuovo, una idea nuova era sorta. L'Italia è diventata una unità politica, perché una parte del suo popolo si è unificata intorno a un'idea, a un programma unico. Questa idea, questo programma unico, l'ha dato il socialismo, solo il socialismo. Esso ha fatto sì che un contadino di Puglia e un operaio del Biellese parlassero la stessa lingua, si trovassero così lontani a esprimersi in modo uguale in confronto di uno stesso fatto, a dare un giudizio uguale di un avvenimento, di un uomo. I contatti con i socialisti, che si intensificano dal 1914, lo portarono ad aderire pienamente al Partito Socialista Italiano. È in quegli anni che matura il suo odio per gli indifferenti, di cui parlerà nelle pagine ormai celebri della Città Futura, nel 1917. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. È la fatalità, è ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti, è la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora. Ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto del quale rimangono vittime tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: ma se avessi fatto anch'io il mio dovere,
se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svelano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Il battesimo del fuoco per Gramsci, assieme ai giovani studenti e operai socialisti del circolo torinese, avverrà durante la settimana rossa del giugno del 1914, che anche a Torino conosce una violenza e un'intensità che fermerà molte delle generazioni future e che inciderà sugli sviluppi del movimento socialista. Fiori vermigli di sangue erano sbocciati nei selciati rettilinei della nostra città. Ho visto le maree nereggianti di nudi uomini che calavano nei boulevard, a sfilare innanzi alle saracinesche abbassate dai palli di piccoli uomini della vigilia, rodentisi di rabbia compressa e di paura. Noi, i nostri morti, li vendichiamo con il nostro sacrificio, col sangue del più audace, con l'obolo del più umile, e non facciamo vane ciance di giustizia e di diritto. Non vane parole, non richiami singhiozzanti a sfumate entità umanitarie, ad abbracciamenti generali per vendicare una vita sacrilegalmente violenta, ma l'inquadramento delle nostre forze nei ferrei ranghi della solidarietà di classe. La fase mussoliniana di Gramsci e dei giovani torinesi del suo gruppo dura fino alla Prima Guerra Mondiale. È sullo scoglio dell'entrata in guerra dell'Italia e delle posizioni sempre più marcatamente nazionalisti e antisocialisti del futuro duce che si ferma la disponibilità dei giovani rivoluzionari a seguirlo ed appoggiarlo. Gramsci intensifica in quel tempo la sua attività di conferenziere giornalista e matura la necessità di rompere un pregiudizio, diffuso anche dentro il movimento socialista e i gruppi rivoluzionari, che vede nella cultura, nell'attività intellettuale, una perdita di tempo, un vizio. La rivoluzione russa. Cominciano a diffondersi durante il primo conflitto le parole d'ordine di un leader rivoluzionario russo, Vladimir Ilyich Lenin, che parla della guerra come frase suprema della crisi capitalista. Le sue stesse parole diventano un'onda, diventano un terremoto quando a febbraio una prima rivoluzione abbatte lo zarismo e a ottobre, novembre in realtà in Italia, una seconda instaura per la prima volta un regime socialista. I socialisti italiani non sanno ancora, non possono prevedere la rapidità degli eventi e la radicalità delle trasformazioni in atto, ma c'è una consapevolezza profonda. Eravamo gli unici che preparavano un avvenire diverso, migliore del presente. Tutti i disillusi, ma specialmente tutta la enorme moltitudine che 3 anni di guerra hanno portato alla luce della storia, hanno obbligato a interessarsi della vita collettiva. Aspettano da noi la salvezza, l'ordine nuovo. Una crisi spirituale enorme è stata suscitata. Bisogni inauditi sono sorti in chi fino a ieri non aveva sentito altro bisogno che quello di vivere e di nutrirsi. E ciò proprio nel momento storico in cui è avvenuta la maggiore distruzione di quei beni che soli possono appagare la maggior parte dei bisogni. Un grande lavoro deve essere ancora fatto da noi socialisti. Cambiare le formule non significa nulla. Occorre che cambiamo noi stessi, che cambi il metodo della nostra azione. Gli eventi accelerano quella necessità di rinnovamento con cui la generazione di Gramsci si è affacciata alla politica negli anni, pochi anni prima. Ancora una volta l'istruzione è la cultura, ciò che secondo lui può fare la differenza sulla soglia della storia che si apprestano a vivere. Una quantità sempre più grande di giovani sentono il bisogno di formarsi, di costruirsi una coscienza che sappia accogliere e risolvere acconciamente tutti i problemi che la vita ci propone. Si sente odore di novità nell'aria. Il mondo è una svolta decisiva. Tutti sentono che è necessario essere ben saldi in piedi per resistere al crollo ed essere preparati a sostituire al vecchio edificio quello nuovo, illuminato dal sole, airato dall'ideale che non muore.
Nel mentre il profondo malcontento popolare, la fame, la rabbia per le bugie ormai palesi e chiare della propaganda di guerra, assieme al nascente mito della rivoluzione russa, si riversano nelle strade di Torino, nella sanguinosa rivolta dell'agosto del 1917. Qui Gramsci viene arrestato, assieme a molti altri operai e giovani socialisti. Per 5 giorni gli operai combatterono nelle vie della città. Gli insorti, che disponevano di fucili, di granate, mitragliatrici, riuscirono a occupare alcuni quartieri della città e tentarono 3 o 4 volte di impadronirsi nel centro, dove si trovavano le istituzioni governative e i comandi militari. Il popolo eresse barricate, scavò trincee, circondò qualche rione di reticolati a corrente elettrica e respinse per 5 giorni tutti gli attacchi delle truppe e della polizia. È qui ora che si rivela pienamente il tradimento degli intellettuali nazionali, asservita alla menzogna e all'inganno della propaganda di guerra. Tutta l'intellettualità italiana, che aveva accettato il dolce incarico governativo di propagandare e persuadere i soldati e il popolo, che aveva promesso, che aveva giurato, è oggi in crisi. L'idealismo politico è stato convinto di slealtà. La classe intellettuale italiana è rea confessa di millantato credito e di truffa all'americana. Aveva promesso senza avere la capacità di mantenere. Aveva giurato al cittadino e al contadino che, arrischiando la vita o la validità al lavoro, avrebbe conquistato per i figli la pace e la giustizia sociale e la sicurezza alla vita. Il Biennio Rosso è la fondazione del Partito Comunista. La piega che prendono gli eventi a partire dal 1919, con l'intensità conflittuale del Biennio Rosso, portano Gramsci a ipotizzare che il futuro vada sempre più verso una soluzione di forza, un confronto militare e politico fra il proletariato e la reazione. È la durezza dello scontro sociale a Torino, e in particolare alla Fiat, che lo convincono di ciò, nonostante in quell'occasione i dirigenti socialisti rifiutino di dar l'ordine di insurrezione, temendo per l'isolamento dei metallurgici torinesi. La maggior parte degli operai presenti rimase egualmente aggrappata alla certezza della vittoria, pur avendo presenti la gravità della situazione e le conseguenze che sarebbero derivate dalla sconfitta. Ho sempre vivo nella memoria il ricorso di una scena a Torino durante l'occupazione delle fabbriche. Il comitato militare discuteva la necessità che forse si sarebbe presentata il giorno dopo di una sortita degli operai armati dalle fabbriche. Sembravano tutti ubriachi, la responsabilità li schiacciava, li maciullava fino alle midolla. Uno che si levò in piedi e aveva fatto 5 anni di guerra come aviatore e aveva rasentato la morte 100 volte, barcollava e minacciava di cadere. Con uno sforzo enorme di nervi io intervenni e li feci sorridere con un tratto di spirito e li ricondussi alla normalità e al lavoro proficuo. La fine del Biennio Rosso, l'apparcarsi del fascismo squadrista sulla scena, la violenza della reazione padronale governativa confermarono a Gramsci e al suo gruppo dell'Ordine Nuovo che la prospettiva della soluzione di forza fosse sempre più vicina e inevitabile. Nessuna violenza sarà trascurata per soggiogare il proletariato industriale e agricolo a un lavoro servile. Si cercherà di spezzare inesorabilmente gli organismi di lotta politica della classe operaia, il Partito Socialista, e di incorporare gli organismi di resistenza economica, i sindacati e le cooperative, negli ingranaggi dello Stato borghese. I capitalisti hanno in brevissimo tempo costituito una propria organizzazione sindacale fortissima, collegata ai fasci, alla Guardia Regia, al militarismo avido di imporre la dittatura della sciabola. Dalla fine del 1920 la situazione peggiora ulteriormente e le profonde trasformazioni del movimento socialista internazionale, su impulso della neonata Unione Sovietica, impongono una scelta netta: la rottura organizzativa, tattica, strategica, politica ed anche culturale col vecchio socialismo, rappresentata dalla Fondazione a Livorno il 21 gennaio del 1921 del Partito Comunista d'Italia. Siamo entrati, dopo la scissione di Livorno, in uno stato di necessità. Solo questa giustificazione possiamo dare ai nostri atteggiamenti, alla nostra attività dopo la scissione. La necessità che si poneva crudamente nella forma più esasperata nel dilemma di vita o morte. Dovemmo organizzarci in partito nel ferro della guerra civile. Dovemmo trasformare nell'atto stesso della loro costituzione, del loro arruolamento, i nostri gruppi in distaccamenti per la guerriglia. Si riuscì, tuttavia. Il partito fu costituito e fortemente costituito. Esso è una falange d'acciaio, troppo piccola per entrare in lotta contro le forze avversarie, sì, ma sufficiente per diventare l'armatura di una più vasta formazione, di un esercito che, per servirci del linguaggio storico italiano, possa far succedere la battaglia del Piave alla rotta di Caporetto.
L'amore grande e terribile. Parallelamente a questa nuova fase della sua vita politica, Gramsci fa un incontro che sarà fondamentale per la sua esistenza e che lo porterà a scoprire una nuova dimensione della vita fino ad allora sconosciuta. Stiamo parlando di Giulia, la compagna di una vita, che incontra al famoso Bosco d'Argento durante il suo soggiorno in Ursa, dall'estate del 1922 all'autunno dell'anno successivo. Il Bosco d'Argento altro non era che la clinica nel quale Gramsci viene ospitato a causa di una ricaduta della sua salute. Del soggiorno sovietico, Gramsci ricorderà con immagini vive e ricche la natura, il mondo un po' incantato del Bosco d'Argento e soprattutto l'amore, per Giulia, sentimento così inaspettato e sconosciuto. Sono da molti anni, abituato a pensare che esista un'impossibilità assoluta, quasi fatale, a che io possa essere amato. Questa convinzione mi ha servito per troppo tempo come una difesa contro me stesso. Ed è in una struggente lettera che le scriverà dopo aver lasciato la Russia che farà il suo più grande giuramento. Ho pensato molto a te in questi giorni. Ho riletto molte tue lettere, riandavo con il pensiero a tutti i ricordi della nostra vita comune. Dal primo giorno che ti ho visto a Sierre Brianivor e che non osavo entrare nella stanza perché mi avevi intimidito, al giorno che sei partita a piedi e io ti ho accompagnata fino a una grande strada attraverso la foresta e sono rimasto tanto tempo fermo per vederti allontanare tutta sola col tuo carico da viandante per la grande strada verso il mondo grande e terribile. E poi tutto il nostro amore. Dopo l'Ursa, Gramsci proseguirà il suo lavoro politico all'estero e solo nel maggio del 1924, dopo che sarà eletto alla Camera, rientra in Italia. In questo periodo di lontananza egli matura anche, come era tipico per ogni suo aspetto dell'esistenza, una consapevolezza del legame inscindibile che lega l'amore con le altre parti dell'esistenza. Voglio essere felice del tuo amore e questa volontà si riflette in tutta la mia attività. Quando vivremo insieme saremo invincibili e troveremo il mezzo di sconfiggere anche il fascismo. Vogliamo un mondo libero, un mondo bello. Combatteremo per ottenere che così sia, come non abbiamo mai combattuto, con un'astuzia che non abbiamo mai avuta, con una tenacia, con un'energia che rovescerà tutti gli ostacoli. Ad agosto del 1924 nasce il primogenito Delio, mentre ad agosto del 1926 nasceva Giuliano. Ma il rapporto è reso difficile dal clima di repressione che si respira in Italia. Se il primo conobbe il padre da piccolissimo, il secondogenito invece non lo conoscerà mai, perché Gramsci venne arrestato nei primissimi mesi di vita. È dell'estate del 1926, infatti, l'ultimo incontro con la compagna e i figli. Gramsci segretario e l'arresto. Nel febbraio del 1924 Gramsci, ancora a Vienna, e i suoi compagni riescono a conquistare la segreteria del partito, espellendo il precedente segretario Bordiga. Ciò non rappresenta solo la formazione di un nuovo gruppo dirigente, ma anche e soprattutto la maggior ramificazione organizzativa che porta il partito a riconquistare un rapporto con le masse che aveva ormai perduto. Sono mesi di grande fatica per Gramsci. Ricevo ora molte lettere dai compagni italiani. Vogliono da me la fede, l'entusiasmo, la volontà, la forza. Credono che io sia una sorgente inesauribile, che io mi trovi in una situazione tale per cui tutti questi doni non possano mancarmi e in tale quantità da poterne fare ampia distribuzione. Ed essi sono in Italia nel braciere ardente della lotta e sono demoralizzati e sperduti. Qualche volta sono angosciato. Domandano troppo da me, si aspettano troppo e ciò mi impressiona sinistramente. Con l'elezione alla Camera, egli rientra in Italia dopo 2 anni di assenza. Appena un mese dopo il suo rientro, Mussolini fa rapire e uccidere il deputato socialista Giacomo Matteotti. Il fascismo appare per la prima volta in difficoltà. Eppure tutte le opposizioni non riescono a comprendere la reale portata dell'alleanza fra fascismo e apparato di potere, monarchia, esercito e apparati industriali. A maggio del 1925, in una seduta alla Camera, l'allievo e il leader di un tempo, Gramsci e Mussolini, si ritrovano protagonisti ed avversari durante una lunga analisi che il leader comunista svolgerà pubblicamente in quel luogo su cosa sia stato e cosa sia il fascismo. Noi siamo tra i pochi che abbiamo preso sul serio il fascismo, anche quando il fascismo sembrava fosse solamente una farsa sanguinosa, quando intorno al fascismo si ripetevano solo i luoghi comuni sulla psicosi di guerra, quando tutti i partiti cercavano di addormentare la popolazione lavoratrice, presentando il fascismo come un fenomeno superficiale, di brevissima durata. Nel novembre 1920
Abbiamo previsto che il fascismo sarebbe andato al potere, cosa allora inconcepibile per i fascisti stessi. Se la classe operaia non avesse fatto a tempo ad infrenare con le armi la sua avanzata sanguinosa. Voi avete vinto con le armi, ma non avete nessun programma. Non rappresentate niente di nuovo e progressivo. Avete solo insegnato all'avanguardia rivoluzionaria come solo le armi, in ultima analisi, determinano il successo dei programmi e dei non programmi. I mesi successivi vedono impegnati i comunisti in attività sempre più clandestine, mentre la maggior parte dei partiti prende progressivamente la via dell'esilio. Per Gramsci è anche il clima della lotta politica interna al partito sovietico a creare dubbi e preoccupazioni. In questo clima, egli decide di scrivere nell'ottobre del 1926 una lettera al comitato centrale del PQUS, che spedisce prima Togliatti, il quale, d'accordo con Bukharin, che all'epoca era schierato con Stalin, decide di non consegnarla. Compagni, voi siete stati in questi 9 anni di storia mondiale l'elemento organizzatore e propulsore delle forze rivoluzionarie di tutti i paesi. La funzione che voi avete svolto non ha precedenti in tutta la storia del genere umano che la uguagli in ampiezza e profondità. Ma voi oggi state distruggendo l'opera vostra. Voi degradate e correte il rischio di annullare la funzione dirigente che il Partito Comunista dell'URSS aveva conquistato per l'impulso di Lenin. Ci pare che la passione violenta delle questioni russe vi faccia perdere di vista gli aspetti internazionali delle questioni russe stesse. Vi faccia dimenticare che i vostri doveri di militanti russi possono e debbono essere adempiuti solo nel quadro degli interessi del proletariato internazionale. Un mese dopo, Gramsci viene arrestato. Passa 18 mesi al confine di Ustica, per poi essere definitivamente incarcerato nel luglio del 1928, dopo la processione ai dirigenti comunisti. Il carcere. Antonio Gramsci resterà in prigione 11 anni per grandi sofferenze dovute all'aggravarsi delle sue condizioni psichiche e fisiche a causa dell'isolamento, delle condizioni di detenzione e soprattutto della difficoltà del rapporto con l'esterno e con Giulia che si accrescono inevitabilmente col passare del tempo. È con la cognata Tatiana che Antonio mantiene un rapporto epistolare più costante e di questo periodo ci restano le sue opere più complete, i quaderni e le lettere. Esse sono testimonianza viva e sincera degli stati d'animo di un uomo complesso, costretto nella cattività del carcere, ma che nonostante tutto trova la forza nella cultura, nella storia, nella sua profonda fede politica per affrontare stoicamente la dura condizione carceraria e l'isolamento. Scrive ad esempio al fratello Carlo, il 19 dicembre del 1929. Del resto tu stesso hai visto che io non sono né abbattuto, né scoraggiato, né depresso. Il mio stato d'animo è tale che se anche fossi condannato a morte, continuerei a essere tranquillo. E anche la sera prima dell'esecuzione magari studierei una lezione di lingua cinese. Mentre alla cognata Tatiana, il 7 marzo del 1932. Si può trovare una serenità anche nello scatenarsi delle più assurde contraddizioni e sotto la pressione della più implacabile necessità. Se si riesce a pensare storicamente, dialetticamente, e a identificare con sobrietà intellettuale il proprio compito o un proprio compito ben definito e limitato. Con Giulia, invece, egli tenta di mantenere un rapporto da compagno e padre dei suoi figli, assieme allo scambio intellettuale che essi sempre ebbero nei periodi di distanza. Ora, però, i dissidi via lettera fanno sentire Gramsci sempre più impotente, sebbene su tutto resti quel profondo sentimento di tenerezza a cui rimarrà attaccato fino all'ultimo come una delle sue più care evasioni dal carcere. Certe volte mi ossessiona il pensiero che a te siano toccati i pesi più duri della nostra unione. Più duri obiettivamente, sia pure. Ma questa è una distinzione. Allora non posso pensare alla tua forza, che ho ammirato tante volte, anche senza dirtelo. Ma sono invece portato a pensare alle tue debolezze, alle tue possibili stanchezze, con un grande struggimento di tenerezza, che potrebbe esprimersi in una carenza, ma difficilmente in parole. Col passare del tempo, egli inizia la corrispondenza anche con i figli che, crescendo e diventando grandi, impararono a conoscere il padre dalle sue stesse parole, un dialogo che diede molto a Delio e Giuliano. Quando Delio in particolare inizia la scuola, molto il padre gli chiede le sue materie preferite e cerca di invitarlo a quella curiosità per i libri e per la cultura che così tanto importante fu per lui da bambino. Carissimo Delio, mi sento un po' stanco e non posso scriverti molto. Tu scrivimi pure e di tutto ciò che ti interessa della scuola. Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età.
perché riguarda gli uomini viventi. E tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo, in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi, non può non piacerti più di ogni altra cosa. Ma è così. Ti abbraccio, Antonio. Riflettendo sull'eredità di Gramsci, la fortuna nostra delle generazioni future fu che Gramsci ebbe da Giulia e Tatiana quella presenza e quello stimolo che lo aiutarono a superare l'isolamento, l'apatia, l'indifferenza del primo periodo carcerario e gli diedero la forza per lavorare per il futuro. Ed è qui che noi troviamo un grande appiglio, un supporto per affrontare la nostra epoca di crisi. È vero, la storia non si ripete mai uguale e le analogie non hanno senso, ma non è questo che cerchiamo. Nei quaderni leggiamo lo sforzo immane di un cervello potente e partigiano che ha fatto per comprendere il passaggio fra due epoche. C'è un'intuizione in particolare che parla anche a noi della nostra profonda crisi, dove i vecchi mondi stanno morendo e con esse le credenze che per lungo tempo hanno guidato le persone. Un'epoca dove le classi dirigenti della stanca imperativa Europa diventano incapaci di comprendere il tempo che pretendono di governare. L'aspetto della crisi moderna che viene lamentato come ondata di materialismo è collegato con ciò che si chiama crisi di autorità. Se la classe dominante ha perduto il consenso, cioè non è più dirigente, ma unicamente dominante, detentrice della pura forza coercitiva, ciò appunto significa che le grandi masse si sono staccate dalle ideologie tradizionali, non credono più a ciò in cui prima credevano. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Ma per il suo stesso appello, che rivolge alla madre in una lettera dal carcere, non lo vogliamo rimpiangere né compatire. Da lui vogliamo prendere ciò che di meglio ci ha lasciato e che il tempo non ha usurato, ammirando la dignità dei combattenti e dell'intellettuale militante, oggi che così pochi ce ne sono rimasti. Era un combattente che non ha avuto fortuna nella lotta immediata. E i combattenti non possono e non debbono essere compianti. Quando essi hanno lottato, non perché costretti, ma perché così essi stessi hanno voluto consapevolmente. Grazie Antonio. La voce di Astrid è stata Sara Troglio e di nuovo un ringraziamento a Dario Maria Tossena per la voce di Antonio Gramsci.